Se abitate in campagna o in una villetta a schiera o dove potete installarla, questo è il miglior acquisto che voi possiate fare. È una cucina a legna, detta anche cucina economica. Noi ce l'abbiamo da circa 9 anni. In questo video vi mostro un po' come funziona, che cos'è e cosa può fare. È strabiliante davvero, con 4 ciocchi di legna davvero si può cucinare per un'intera famiglia e si può scaldare un intero piano. Ve ne parlo dopo la sigla. Eccoci sul canale, bentornati, sono Orso. Allora, questa è una cucina economica, la chiamo così perché una volta si chiamava così, è una semplice cucina a legna. Se siete gente di campagna avrete sicuramente visto i nostri nonni o i nostri genitori che avevano una cucina simile. Diciamo che il design non è cambiato molto in questi anni, le ultime forse hanno qualche particolare un po' più moderno, ma questa ricalca fedelmente quello che abbiamo visto a casa appunto dei nostri nonni. Vi parlo di una cucina con un design di almeno 40 anni, è sempre stato molto simile. E poi alla fine vi faccio vedere la fase di accensione e quello che si riesce a cuocere e a fare con una cucina del genere. Davvero, con una cosa del genere dimentichiamo di avere il gas in casa, dimentichiamo di avere le piastre elettriche e le teniamo solo di backup, di scorta. Con 4 ciocchi di legno veramente vi faccio vedere che questa riesce a cucinare per una famiglia di 4-5 persone tranquillamente. Allora ci avviciniamo un po', ve la faccio vedere nei particolari. Allora, innanzitutto, questa è la nordica romantica 3,5 o 3,5, dipende un po' come la trovate sul web. È la più piccola della famiglia, ha una potenza nominale di 5 kW. Vi assicuro che in un ambiente di 16-15 metri quadri, dopo un po' bisogna aprire la finestra o la porta finestra anche in pieno inverno, perché non si sta, davvero non si sta. Qui abbiamo il braciere, è capiente ma neanche tanto, ci stanno tronchetti da circa 30 cm massimo e la bocca d'ingresso è veramente piccolina, parliamo di un 16 cm. Quindi se dovete tagliare la legna dovete farla a misura per questa, 30 cm è veramente molto, quindi arriviamo a un 20-25 e allora ci stanno parecchi tronchetti. Qui sulla destra abbiamo il fornetto, non è il suo punto di forza perché anche questo è molto piccolino, ha una bocca di circa 25-26 cm e una profondità di 34 cm, non ci sta una teglia standard, però noi la utilizziamo per riscaldare le vivande mentre lei sta cuocendo. Ci vengono fuori anche degli stufati interessanti, una volta abbiamo cotto anche il pane, però ecco, bisogna fare attenzione perché bisogna girarlo spesso perché le pareti scaldano in modo differente, quindi in fondo scalda di più, davanti scalda di meno, bisogna girarlo spesso altrimenti si brucia. Questo è un piccolo consiglio che vi do. Continuando nella parte sottostante abbiamo il raccoglitore, il cassettino e il portalegna, che noi non utilizziamo mai perché ce l'abbiamo a parte. È pesante, pesa circa 80 kg, è tutta in acciaio smaltato ed è abbastanza coibentata ai lati, ma non moltissimo, quindi sappiate che ai lati occorrono circa 30 cm di spazio per evitare di surriscaldare ciò che gli sta vicino. Sulla destra non abbiamo rispettato quello spazio, sulla sinistra sì. Vi faccio vedere il punto di forza adesso, che è il piano di cottura in ghisa. Ecco, vi dicevo, noi ce l'abbiamo da circa 9 anni, purtroppo la ghisa si macchia molto facilmente, noi la puliamo sempre, l'ho pulita anche prima della ripresa ovviamente, ma come vedete alcune macchie restano indelebili, non si possono più togliere, magari quando l'acqua salata viene fuori, magari quando si sporca con qualche tipo di sugo. Ecco, sappiate che la ghisa è molto delicata. C'è un coperchio sopra che noi abbiamo tolto perché tende a rovinarsi molto, negli anni si è scrostato e quindi dovremmo cambiare. Però sappiate che vive bene anche senza il coperchio, è anche bella da vedere secondo me. Allora, piano di cottura reale è di circa 49x38. Mentre parlo vi faccio vedere cosa abbiamo cucinato l'altra sera. Qui sopra ci stanno fino a 4-5 pentole, dipende un po' le dimensioni. Quello che dovete fare attenzione è la frittura vi consiglio di non farla qui perché quando cade l'olio bollente sopra prende fuoco, quindi la frittura no, e tutto il resto si può fare tranquillamente. Ci sono zone diverse di calore e questo può venire a nostro vantaggio quando noi cuciniamo. Ad esempio, questa parte qui sotto al focolare corrisponde a questi cerchi concentrici in ghisa, è la parte più calda ovviamente, quindi qui l'acqua va in ebollizione nel giro di veramente 15-20 minuti dell'accensione. Man mano ci spostiamo sulla destra scende il calore e qui possiamo utilizzarlo per riscaldare le vivande o per tenerle calde, anche mettendo la pentola a cavallo tra la parte in ghisa e la parte sempre in ghisa ma non riscaldata direttamente. Abbiamo qui una cosa che non tutti sanno,
guardate questa leva qui. Questa leva qui serve per spostare l'aria calda dalla canna direttamente, quindi dalla zona di cottura alla canna. Girando la leva, il flusso dell'aria investe il forno. Investendo il forno arriva a circa 150-180 gradi, anche a 200, dipende un po' come scaldiamo la cucina, e nel giro anche qui di un 20-30 minuti arriviamo a una temperatura di cottura del forno. Ecco, è importante sapere che quando si cucina con la leva che permette di scaldare il forno, non si inficia il discorso della cottura sul piano. In pratica è una cosa in più. Che ci sia o non ci sia il riscaldamento sul forno, il piano di cottura lui lavora sempre alla massima potenza, non gli interessa, quindi è una cosa aggiuntiva. I più attenti avranno notato che non ci sono regolazioni dell'aria. Questo tipo di cucina qui è nata con l'aria predeterminata, ovvero non ci sono controlli dell'aria né primaria né secondaria, né sul braciere e neanche sulla canna fumaria. Sulla canna fumaria sarebbe una cosa opzionale, noi non l'abbiamo mai messa. Ci sono quelle valvole che si possono regolare, noi non l'abbiamo mai messa. Quindi questa lavora sempre alla massima potenza. Dalle istruzioni del produttore emerge il fatto che non è fatta per riscaldare l'ambiente, ma è fatta solo per cucinare. Quindi cosa vuol dire questo? Non la possiamo utilizzare H24 perché è scomoda, non c'è la regolazione appunto dell'aria, quindi lei pompa sempre al massimo, è difficile regolare la temperatura ambiente con una cucina del genere. Il riscaldamento ambientale avviene come effetto secondario della cucina. Va da sé che se io scaldo con 5 kW l'ambiente si riscalda fin troppo, tant'è vero che, come dicevo all'inizio, dopo un po', anche in pieno inverno, quando fuori sono 0 gradi, bisogna aprire un po' la finestra perché fa veramente caldo in casa, superiamo i 30 gradi, cioè in questa stanza dove si cucina, che è una stanza di circa 12-15 metri quadri. Quindi se la si compra per riscaldare il piano non va bene, non è il suo mestiere, la sua specializzazione, questa è nata per cucinare. Adesso vediamo la fase di accensione. Noi quest'anno stiamo utilizzando dei bancali, avevamo un surplus di bancali per fortuna e quindi utilizziamo questi. È un legno eccezionale perché è un legno di scarto, quindi non costa praticamente nulla. Brucia subito, brucia immediatamente, scalda immediatamente, tanto la sua funzione è quella di scaldare il piano di lavoro, non scaldare la stanza, quindi deve essere un fuoco immediato, veloce. Usiamo queste tavolette accendifuoco. Ecco, è importante sia per questa che per il termocamino ovviamente tenere aperta la finestra mentre si accende, o una porta finestra, il balcone, quello che è. Ci deve essere un minimo di corrente d'aria affinché lei possa prendere l'ossigeno nel modo corretto ed evitare di fare fumo. Questa cucina qui 9 anni fa l'abbiamo pagata circa 800 euro, era già in classe A. Come vi dicevo, questa è la più piccola della famiglia, è la 3,5, esiste poi la 4,5 e poi ci sono quelle più belle che hanno il vetro al posto dell'acciaio smaltato qui davanti, quindi si vede anche il braciere. È una cosa diversa, molto bella da vedere, fa compagnia, ha un prezzo superiore. Ho visto adesso, proprio stamattina, il costo di questa, la 3,5, costa intorno ai 700-800 euro, quindi il prezzo è leggermente calato. Se avete la possibilità di affrontare questa spesa e soprattutto di avere una canna fumaria libera minimo 120 mm, ecco, è l'acquisto migliore voi possiate fare, perché da settembre a marzo praticamente la sera, almeno la sera, non si tocca più il gas. Il giorno ovviamente, se si è di fretta, il gas bisogna utilizzarlo come le piastre elettriche, bisogna starci dietro una stufa del genere. Si accende, va bene, consuma 1,4 kg l'ora di legna, va benissimo, però tende a consumarsi abbastanza velocemente e non ci sta molta legna dentro, quindi periodicamente bisogna metterci un tronchetto o due all'interno del braciere, anche perché, come vi dicevo, non si può regolare la temperatura del piano in ghisa e quindi bisogna spostare le pentole a seconda dell'occorrenza di calore che serve in quel momento. Allora, adesso io potrei anche chiudere lo sportello, lei va avanti lo stesso perché l'aria la prende da sotto, da qui, vedete? La prende da qui, la prende da qui, la fiamma è cambiata come ho aperto lo sportello, quindi eventualmente, se vedete che tira poco all'inizio, potete anche aprire questa paratia qui e entra più aria. Ovviamente non è questo il nostro caso, però può capitare. Una volta che ha preso bene la brace, allora si mettono dentro i tronchetti di legna, quelli classici, e si va avanti a cucinare. Ovviamente più la legna che si brucia è dura, più la fiamma ha una durata maggiore e ci si può quindi giostrare un po' con la qualità e la quantità di legna. Bisogna prenderci la mano, come tutte le cose. Quando non si può usare questa cucina? Sicuramente in estate. In estate, quando abbiamo già 30 gradi in stanza, se accendiamo questa moriamo, non c'è verso. Allora bisogna
accendere il clima, poi è inutile. Quindi questa si utilizza in autunno e in inverno e all'inizio della primavera, quando le giornate fredde. Però vi assicuro che cuocere qua sopra con le pentole di coccio il cibo ha un sapore diverso, i tempi sono leggermente più lunghi e dilatati rispetto al gas, quindi il cibo acquisisce un sapore sicuramente superiore. È una cucina vecchia, tradizionale, una volta lo facevano perché non c'era altro. Ora la possiamo scegliere se usare questa o usare il gas o la corrente. Vi dico la verità, io da quando ho questa tendo a utilizzarla il più possibile perché ha una qualità di cottura che completamente diversa da tutto il resto. E poi a fine anno si vede un risparmio veramente notevole sul gas, sulla corrente, perché, come vi dicevo, con 4 ciocche di legno cuciniamo per un'ora. E guardate che è tanta roba, eh? Si cucina in contemporanea pasta, carne, stufato, si possono fare i contorni di verdure, si può fare tutto. Una volta chiusa lei va avanti da sola. Se utilizzate una cucina a legna come questa, il mio consiglio spassionato e da amico è quello di dotarvi di un sensore RCO. Qui abbiamo delle fiamme libere, ovviamente. Se c'è qualche problema con lo scarico, che si è otturato, non ce ne siamo accorti, abbiamo una fuoriuscita di monossido di carbonio, e in odore e in colore non possiamo avvertire la sua presenza, ma è mortale, mortale. Un sensore del genere costa dai 20 ai 30 euro, vi assicuro che lui comincia a suonare quando sente qualcosa che non va. Quando la percentuale di monossido di carbonio supera un livello di guardia, lui suona, vi spacca le orecchie, vi avverte che c'è qualcosa che non va, a quel punto si aprono le finestre e ci si può mettere in salvo. La sicurezza prima di tutto, come in tutte le cose. Abbiamo acceso il focolare da circa 20-25 minuti. Fiamma bella viva, e tanto non c'è possibilità di regolazione, quindi. Qui al momento abbiamo soltanto due pentole, l'acqua per la pasta, ho tolto adesso il coperchio per farvi vedere che sta cominciando a bollire, ovviamente andrebbe chiusa, eh? Un sugo fatto con i nostri pomodori, questo sta bollendo già abbondantemente, ecco, per l'acqua ci vuole un pochino di più, vi dico solo qualche minuto in più per farla bollire, e per non farci mancare nulla, quelle che avete sentito sono le mie ginocchia, abbiamo il forno che comincia a essere intorno ai 120 gradi. Abbiamo messo lì una teglia, quindi non ci sono regolazioni, è di una semplicità incredibile. Qui abbiamo spazio per mettere altre due pentole, se non tre, dipende un po' dalle dimensioni. Questa adesso la possiamo spostare, perché sta bollendo un po' troppo. Come vi dicevo prima, la mettiamo così a metà, tanto deve soltanto riscaldarsi. Questa la possiamo spostare al centro, dove abbiamo il massimo della potenza. In questo momento, in questa stanza, abbiamo qualcosa come quasi 22 gradi e, come vi dicevo, è acceso da una mezz'oretta, quindi voi rendetevi conto, tenerlo acceso un'oretta. Bene, per questo video è tutto. Erano un paio di anni che volevo fare questo video, dico la verità. Ne ho approfittato adesso che ho poco lavoro da fare, insomma, con i primi freddi, soprattutto in autunno, i test di accessori cominciano a rallentare. Ce la prendiamo un pochino più con calma, come vedete sto facendo un video a settimana invece che due, va bene così, piano piano, e quindi questo è il momento giusto secondo me per presentarvi la cucina a legna. Se avete la possibilità, come dicevo prima, acquistatela. Vi racconto un aneddoto: nel 2012 qui nella mia zona c'è stata una nevicata eccezionale di circa 1,5 metri di neve, e a un certo punto è saltata la corrente e siamo stati senza corrente per noi 24 ore, alcuni anche 48, qualcuno molto di più, tant'è che sono dovuto intervenire poi la protezione civile e quant'altro con i generatori. All'epoca non ce l'avevo questa, eravamo in un'altra casa. Se l'avessi avuta, vi dico la verità, avrei affrontato il problema diversamente, perché questa non ha bisogno di corrente per funzionare. Tu metti la legna e lei funziona. Il termocamino che avevamo in casa funzionava ovviamente con la corrente, non c'era un generatore, non avevamo nulla, e siamo stati al freddo d'inverno per 24 ore. Noi siamo stati fortunati, qualcuno poverino c'è stato molto di più, e non dico che cominciava a bruciare i cartoni e i copertoni, ma ci siamo andati vicino. Quindi una cosa del genere, in caso di calamità, in caso di mancanza di corrente continuata, noi possiamo accenderla e scaldare l'ambiente, quel tanto che basta per sopravvivere quelle ore che ci servono, quei giorni che ci servono, e questo in campagna è vitale, vale oro, perché quando ci sono quelle nevicate forti ci rimane isolati finché arrivano i soccorsi, e vi assicuro che è triste. Con una cosa del genere, quel problema non ce l'abbiamo più. Grazie per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata, lasciate un like, iscrivetevi al canale se vi fa piacere, condividete con i vostri amici, salvatevi il video, magari se non quest'anno l'anno prossimo se potete fateci un pensiero. Vi auguro una buona giornata.